lettera aperta di un mullah a un prete. Nel nome di Dio, mi hanno chiesto di scrivere una lettera per un prete. Mi affascina farlo, almeno per due motivi. Il primo perché a chi, come me, appartiene al clero e condivide le mie stesse preoccupazioni e lo stesso sguardo sulle cose, ho parecchio da dire. Il secondo perché questa lettera porta a facilitare la conoscenza di noi religiosi, a chi conduce una vita diversa dalla nostra. Spesso la non comprensione, infatti, è dovuta alla mancanza di conoscenza. Nonostante noi del clero siamo sempre a contatto con la gente, il fatto che intorno a noi sia stato creato un alone di sospetto ingiustificato induce alcuni ad avere un'immagine ambigua di ciò che siamo veramente. Forse ciò deriva dall'eccessivo rispetto che si devono portare e dal diverso punto di vista da cui noi e loro guardiamo il mondo. Se tutti potessimo comprendere i sentimenti dell'altro, forse saremmo tutti più vicini. Vorrei dire qualcosa di me. Mi chiamo, ho circa 50 anni e da più di 30 studio e insegno al centro spirituale di Oviene e Niegoma, forse il più grande centro sciita di formazione per il clero. Non dico che sono stato molto laborioso e che ho avuto tanto successo, ma quel che ho ottenuto l'ho ottenuto con entusiasmo e quanto più vado avanti più mi appassiona la strada che sto percorrendo. Forse imparare la religione è stato anche un mio bisogno personale, soprattutto la voglia di conoscere una delle necessità primarie dell'intera umanità. Credo che lei, che ha fatto la stessa scelta, mi possa capire. Il mio pensiero più grande è di riuscire a comprendere il perché del mio bisogno di credere in Dio misericordioso e nei suoi profeti. Se non avessi avuto fede alle rivelazioni e all'ispirazione divina, quanto vuoto nella mia struttura mentale. E soprattutto quel vuoto sarebbe stato riempibile in altro modo, oppure no? Noi, esseri umani, soprattutto se credenti, assomigliamo a un pesce che pur vivendo nell'acqua non è riconoscente, nonostante essa gli permetta di respirare. Per rispondere a domande di questo tipo bisogna uscire da se stessi, prendersi la distanza necessaria per comprendere la differenza che c'è tra questi due modi di essere, con o senza le nostre religioni. Devo confessare che in tanti momenti della mia vita ho cercato di vedere le cose del mondo e degli esseri umani con occhio miscredente. Ma devo essere sincero, non riuscivo mai a trovare pace. In poche parole, la mia vita religiosa, nel suo significato più reale, è composta dallo studio da una parte e dalle riflessioni interiori dall'altra. Poi, certo, bisogna far combattere la vita pratica con questi due aspetti.
mi sarebbe piaciuto poter condividere con lei i miei pensieri. E sicuramente anche da lei, mio caro amico prete, ne avrei da imparare. È importante che lei sappia che la mia specializzazione non è nelle materie scientifiche, bensì nella conoscenza del contenuto della rivelazione divina e nelle sue analisi. Più di ogni altra cosa, ho studiato diritto islamico al centro spirituale di Oder e Niegon e diritto civile all'università, che sono poi le materie che insegno da 10 anni. Quello che ho ricavato da tutto questo mi è stato utile per darmi le competenze che mi servono nell'analisi del senso e del contenuto delle rivelazioni. La mia vita è anche altro. Non solo so che vi ho appena raccontato. Sono sposato e ho 2 figli. Anche mia moglie, che è la gran parte della mia felicità, insegna. Avevamo 20 anni quando ci siamo sposati. Uno dei miei figli si è già sposato. Sua moglie è una persona molto amabile. Per me è come una figlia. Il suo arrivo nella nostra famiglia ha portato tanta allegria nella nostra vita. Anche lei è una teologa che ha studiato all'università. In questo momento è impegnata nell'esame di ammissione al dottorato. Conosce bene l'inglese e l'arabo. Inoltre dipinge in modo veramente professionale. Personalmente avrei avuto piacere che i miei figli studiassero religione o materie umanistiche. Ma nonostante l'interesse per le materie filosofiche e teologiche, cosa che li porta spesso a discutere con me e altre persone di questi argomenti, entrambi studiano ingegneria. Da una parte sono comunque felice che i miei figli siano 2 persone credenti e che ognuno di loro viva la fede a modo suo, e che entrambi la vivano in modo diverso dal mio. Ma soprattutto sono contento del fatto che siano stati loro stessi, senza alcuna mia pressione, a scegliere una vita da religiosi. Le strade che portano a Dio sono infinite. Un altro aspetto della mia vita è il lavoro, che mi permette di guadagnare. Lo stipendio come nulla, soprattutto per uno come me, che lavora nella ricerca e nello studio della dottrina e ha pochi rapporti con la gente e dunque non fa sermoni e proselitismo, non basta per mantenersi. In gran parte viviamo dei soldi che ci sono arrivati da mio padre e dal padre di mia moglie. Ringraziando Dio, viviamo bene e non ci manca nulla. Concludendo, mi ripeto, scrivere a una persona che vive con gli insegnamenti dei profeti come lei, e dunque è più vicino alle mie parole, mi riempie di gioia.